Ciao a tutti, ehi là ragazzi, vi vedo in tanti online, vi vedo belli insonni e quindi vi vedo belli pronti per una nuova diretta video che vi prometto che questa volta non durerà più di 10-15 minuti. Volevo già fare una diretta di questo tipo nei giorni scorsi, ma muoio sempre di sonno perché lo smart working è più duro del normal working. Per la prima volta abbiamo tra i partecipanti anche Stefi dalla stanza di là che sta in quarantena e che ovviamente salutiamo con grandissimo amore, ma l'amore, un frammento di amore è dedicato anche a voi altri che mi guardate. E questa sera vi volevo parlare di un film italiano perché alcuni di voi mi hanno detto vabbè, ma fai sempre l'intellettualone, non parli mai di film italiani. Ho citato qualche film italiano nelle dirette precedenti, però non abbiamo mai approfondito. Allora ero lì che pensavo nella diciamo mega filmoteca di famiglia, di quale film italiano potrei parlare per trovare una roba non troppo pesa, ma anche molto grande Enrico, ciao. Ma anche molto cult, molto, soprattutto per quanto riguarda questo filone di anni 40, 50, 60 che stiamo portando avanti, di film un po' storici da riscoprire. Beh, e questa sera vi voglio parlare di Miracolo a Milano. Vedete questo DVD, Miracolo a Milano di Vittorio De Sica, uno dei film veramente cardine della storia del cinema italiano. Secondo me, ma comunque anche secondo la critica, come diceva Elio, sudicio la critica è concorde nel ritenermi sudicio. Ed ecco, servita per voi la citazione colta della serata. Miracolo a Milano perché è un film cardine? Allora, è un film di Vittorio De Sica, uno dei capisaldi del neorealismo italiano. Lui, Vittorio De Sica, aveva appena realizzato nel primo dopoguerra film clamorosi come Ladri di biciclette e Chuchat, ad esempio, mentre Rossellini aveva realizzato Roma città aperta, Germania anno zero, Paisà, Chuchat, diciamo il neorealismo italiano. Era molto a. Vabbè, scherzi a parte. Ciao a tutti, grazie che vi state collegando. Scherzi a parte, dicevo, mentre il neorealismo italiano è stato un evento di grandissima rottura nella storia del cinema mondiale e ha poi ispirato tutte le new wave o le nouvelle vague, come le vogliamo chiamare, degli anni 50-60. Ciao, buonanotte a chi si è collegato però mentre sta per andare a dormire, ma è normale, mi vedete poi domani, giustamente, scusate. Dicevo, questi film neorealisti hanno influenzato anche le nouvelle vague a venire e ovviamente hanno gettato il seme per una cinematografia italiana che almeno fino a tutti gli anni 60 e 70 è stata clamorosa. Abbiamo avuto il Pantheon dei grandi registi italiani che ancora oggi tutti citano quando parlano di cinema italiano, no? Fellini, Antonioni, Pasolini. Soprattutto questi tre, dice, beh, Visconti, ecco, ok, abbiamo citato i massimi sistemi, avrei potuto parlarvi di un film, esatto, come Marzullo, anche il cappello, no? Avrei potuto, sì, come sempre sono un po', sì, laido, però vabbè, non riesco ad apparire diversamente. Poi mi fate perdere il filo. Allora, come dicevo, ho citato veramente dei registi che sono i massimi sistemi. Anche De Sica fa parte di questo Pantheon. Ma Miracolo a Milano l'ho scelto perché è un film veramente strano. Un film un po', appunto, spartiacque. Totalmente, vabbè, magari non totalmente, ma comunque molto diverso. Molto diverso da quelli precedenti, nonostante De Sica ci tenesse molto invece a sottolineare la continuità. Miracolo a Milano è un film, sì, di tematica neorealista, che già di per sé era una tematica che ai politici dell'epoca dava in testa. Ad Andreotti, ad esempio, non piacevano i film neorealisti perché lavavano i panni sporchi dell'Italia in pubblico. Però,
Tolto questo, Miracolo a Milano fa una cosa stranissima per il film, per il canone neorealista che ormai si era abbastanza affermato, perché Miracolo a Milano è del 51, mi pare, è stato girato nel 1950, quindi erano già passati un po' di anni. In quegli anni, appunto, Rossellini faceva Europa 51. Fellini muoveva i primi passi come regista, Antonioni anche, e De Sica esce con questo film scritto da Cesare Zavattini come tutti i suoi precedenti, che però deborda nella categoria del realismo magico. Non a caso Gabriel García Márquez ha individuato in Miracolo a Milano il seme da cui è nato appunto il realismo magico di tutti i suoi romanzi. Disse di essere veramente stato impressionato dalla visione di Miracolo a Milano, che, come dice Enrico, è un film ossimorico, neorealismo fantasy. Fantasy perché? Beh, questa è la storia di Totò, che voi penserete Totò l'attore, no, è il personaggio che si chiama Totò, in realtà l'attore, aspetta che non mi ricordo neanche come si chiama, Francesco Golisano, un giovane attore che ha fatto poi qualche commedia negli anni 50 e 60 per poi sparire nell'anonimato. Questo Totò è un buono, il classico personaggio di buono, che viene trovato tra le foglie di un cavolo dall'anziana signora Lolotta, che è Emma Gramatica, un'attrice famosissima già ancora dei tempi del muto, che fa questo ruolo di anziana signora nel film di De Sica. Viene trovato sotto un cavolo, viene allevato da questa Lolotta, che però, essendo molto anziana, cosa succede? Già verso l'inizio del film, comunque muore. C'è questa scena straziante, ma nello stesso tempo surreale e anche un po' comica, di questo bambino Totò da solo che segue un carro funebre per le vie di Milano, con il becchino che dal carro gli dice: "Allora, bambino, ti muovi, vieni!" E vanno per le vie di Milano con questo corteo funebre di un bambino solamente. Lui viene messo in orfanotrofio. Quindi mega tragedia, però tutto raccontato in modo molto fiabesco. Dopodiché, quando è già un bel giovanottone, esce dall'orfanotrofio per cercarsi un lavoro, gli rubano la valigia, comincia a interagire con il ladro, che è una brava persona, riesce a recuperare la valigia e viene portato da questo ladro in una baraccopoli alla periferia di Milano, a Lambrate, che oggi magari non è neanche più considerata periferia, ma allora sì. E fa amicizia con tutto questo gruppo di barboni non meglio identificati, o comunque gente che lavora o non lavora ai margini della società, vive di elemosina così, e si innamora di Edvige, una ragazza che lavora, insomma, che vive lì nella baraccopoli. Cosa succede però? C'è tutto un intrigo, praticamente su questo terreno c'è del petrolio, quindi il proprietario del terreno cerca, grande Enrico, il padrone del terreno cerca di espropriare il terreno per prendere il petrolio, storia molto, molto zavattiniana e molto attuale comunque, e praticamente cerca di buttare fuori tutti gli abitanti della baraccopoli. Ci riuscirebbe, se non che praticamente dall'alto dei cieli il fantasma della signora Lolotta riesce a consegnare a Totò una colomba magica che esaudisce i desideri. Quindi Totò, questa colomba magica, comincia ad esaudire i desideri dei vari abitanti della baraccopoli, che chiedono le cose più disparate, no? Un pollo, 1 milione, 10 milioni, questa cosa qua. E c'è questa famosa scena, poi dopo vi faccio vedere il trailer. Scusate, ma mi sono calato un grappino per digerire, poi anche perché di questi tempi il grappino è fondamentale e ce l'ho qui che gira. Niente, poi praticamente cosa succede? Gli angeli del cielo, che hanno sgamato che la signora Lolotta ha consegnato la colomba magica a Totò, riescono a riprendersela. Quindi in pratica il cattivo capitalista padrone delle ferriere riesce a buttare fuori dalla baraccopoli, dal terreno petrolifero, tutti gli abitanti, e li fa deportare con delle in Piazza del Duomo a Milano.
Ma in quel momento la signora Lolotta riesce a trafugare di nuovo la colomba agli angeli e gliela ridà a Totò, che riesce praticamente a liberare tutti i suoi amici in questa scena incredibile per il piano, perché credo che allora nessuno. Sì, ok, ci sono stati degli esempi di fantasy horror in Italia anche ai tempi del muto, per dire. Però questa scena qui è veramente iconica, è quella che rende, secondo me, Miracolo a Milano il cult movie più cult movie di tutto il cinema italiano di quegli anni. Grazie alla colomba magica, Totò, e i suoi amici rubano le scope ai netturbini di Piazza del Duomo a Milano, le inforcano, tipo strega e volano nel cielo, nelle nuvole, volano in alto con il Duomo e la Madonnina sotto, verso un paese dove il buongiorno è veramente buongiorno. E questo è il finale del film. Questa scena, per dire, è stata talmente iconica e talmente studiata che Steven Spielberg, vedendola, l'ha rielaborata nella famosa scena della bicicletta in controluce contro la luna, dove Elliot e E.T. volano in bicicletta e nasce il Quidditch. Bellissimo, credo che se ne sia ricordata anche J.K. Rowling, è vero, questo non è male. Vi faccio vedere il trailer, dura un minutino, è molto meno alienante di altri trailer che vi ho fatto vedere in precedenza. Non vi faccio vedere il trailer perché è finita la batteria dell'iPad, momentino. Vediamo come vi faccio vedere il trailer allora. Intanto cosa possiamo dire? Che appunto Miracolo a Milano è nato da una storia che Zavattini ha scritto con Totò, ma il vero Totò, quel Totò corpo comico che conosciamo tutti quanti, aspetta un attimo. Che conosciamo tutti quanti per i suoi film, che nel 1950-51 comunque era già molto famoso. Potrei linkare il trailer in chat, ma sai che non, cioè, non ho voglia, non so come si fa, me lo studio, però mi piace farvelo vedere se posso. No, fantastico, è andata via la batteria anche di questo. Vi linko il trailer in chat. Tra l'altro, Miracolo a Milano lo potete vedere tutto tranquillamente su YouTube. Basta cercare Miracolo a Milano 1951 e c'è il film intero, dura 1 ora e mezza. Allora, se volete, magari ve lo linko. Però, come faccio a linkarlo? Perché sto facendo la live della. Datemi un attimo di tempo che cerco di capire come fare. Ecco qua. Allora, questo è il link del film completo di Miracolo a Milano, me l'ho messo nei commenti. Invece questo che potete vedere invece qua è il trailer che dura 1 minuto e mezzo, così vi fate un'idea. Lo metto anche questo nei commenti. Che cosa è successo all'iPad con il quale tradizionalmente in queste dirette vi facevo vedere il trailer del film, movimentando un po' le cose rispetto al farvi vedere sempre il mio faccione in primo piano? È successo che praticamente Simone, durante il giorno, mentre io smart worko e Stefania quarantena, lui praticamente mi consuma tutta la batteria di qualunque device esista in casa, e quindi praticamente quando arriva quest'ora, se non ci ho pensato prima, è tutto scarico. E stavolta non ci ho pensato prima, anche perché oggi è successo un mini patatrac, per cui mi sono incazzato furiosissimamente come Jules di Pulp Fiction. Gli ho recitato Ezekiel 2517, persino Stefania mi ha cazziato dicendomi: ma non puoi in questi tempi di coronavirus trattare così male il bambino. Però insomma mi ha sfondato un tavolino e quindi gli ho nascosto tutti i device. Adesso, ora che era in live, non mi ricordavo nemmeno dove li avevo nascosti, e comunque erano tutti scarichi. Come
Comunque va bene. Tornando a Miracolo a Milano, che cos'altro possiamo dire? La cosa fantastica, quindi, dicevo, è che era stato scritto da Zavattini con Totò, Totò l'attore, perché Zavattini l'aveva scritto con in mente l'idea di far interpretare Totò a Totò. Poi questo non è successo, come abbiamo visto, ma comunque è curioso che praticamente tutto nasca da un soggetto di 3 pagine. Che Zavattini ha poi proposto a De Sica per fare il film immediatamente dopo Ladri di biciclette, diciamo. E la cosa fantastica è che rispetto a Chuchat o a Ladri di biciclette, che erano i film precedenti di Vittorio De Sica, Miracolo a Milano, se lo guardate su YouTube, vi ho messo il link, il film è liberamente disponibile, è costato 10 volte tanto gli altri film, è costato 100 180 milioni delle lire dell'epoca, il triplo, scusate, circa di quanto era costato per esempio Ladri di biciclette, in particolare per gli effetti speciali all'avanguardia in quel periodo, effetti speciali che entravano in gioco ogni volta che la signora Lolotta arrivava dall'alto dei cieli per donare la colomba magica a Totò, ogni volta che si vedevano gli angeli e naturalmente per la famosissima scena finale di tutti che volano sulle scope nel cielo di Milano con il Duomo sullo sfondo, cioè effetti speciali affidati a tecnici americani, no? Quindi, mi sembra che abbiamo detto tutto e spero che voi lo guardiate, questo è uno dei film appunto che può essere visto tranquillamente anche su YouTube. Guardatevi il trailer, io più di tanto non voglio tenervi, non voglio fare come l'altra volta che siamo stati un'ora in chat. Ringrazio tutti quelli che si sono collegati e che mi guardano. Ringrazio anche quelli che mi guarderanno domani e che mi diranno come sempre, ma di che cazzo di film parli tutte le volte. Però questo è stato selezionato come nella lista dei 100 migliori film italiani di sempre, quindi dai, non mi potete dire nulla. Saluto a tutti e tenete duro nella quarantena, tenete duro nello smart working, non posso perché sono molto attillato, quindi la prossima volta. Niente, tenete duro e basta. Ciao, buonanotte.